Away, away. Come sono bianca a cadavere. Devo andare al mare. Devo andare in ferie. Devo andare in vacanza. E se io mi sdraiassi? Non mi alzo più. Ciao ragazzi, allora, acquisti del mese di marzo. Marzo è terminato, vi mostro un po' cosa ho comprato nel mese passato. Non ho comprato tantissime cose perché c'è stato un acquisto abbastanza importante, quindi mi sono un po' trattenuta un po' per il resto. Partiamo da quello che è l'acquisto più importante dal punto di vista economico ed è un computer. È un Samsung. L'ho comprato perché il computer che avevo prima è tristemente deceduto, ho provato a rianimarlo in tutti i modi ma non c'è stato verso che si rianimasse, di conseguenza ho cambiato computer, aveva comunque 4 anni quindi la sua vita l'aveva vissuta. Allora, quando ho comprato questo computer cercavo un PC che avesse una buona scheda grafica perché per montare, per fare l'editing dei video mi serve una scheda grafica abbastanza buona. Questo computer aveva 2 giga dedicati alla scheda grafica e quindi ho già notato infatti che mi gestisce molto molto meglio il programma di editing. Il computer che avevo prima spesso si rallentava notevolmente anche quando facevo l'editing di video che richiedevano un montaggio particolarmente artificioso. Con questo invece vedo che vado già molto 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 meglio. Le altre caratteristiche sono più o meno nella media, l'unica pecca forse è il processore che è un i3, mentre magari sarebbe stato meglio un i5, che forse è anche la caratteristica che ha abbassato un pochino il prezzo del computer. L'ho comprato in internet sul sito della Comet. La Comet è una catena di negozi, esiste anche fisicamente, ma ogni tanto fanno delle offerte online che fanno solo in internet, non le trovate nei negozi fisici, nei negozi reali. Ho approfittato di questa offerta e ho comprato appunto questo computer. Per ora mi ci sto trovando bene, sarebbe grave se dopo un mese non funzionasse. E diciamo che quello che mi ha fatto protendere, a parte la scheda grafica che appunto era buona, quello che mi ha fatto protendere verso questo PC è stata una caratteristica molto importante, cioè il colore. Quando ho visto che era bianco ho detto oh mio Dio, ho sempre sognato un computer bianco. Sì, lo so che è di una superficialità questo commento allucinante, però il computer bianco effettivamente è bellissimo. Se avessi avuto anche la tastiera illuminata sarebbe stato il top, però insomma ci accontentiamo. E sì, Samsung non è come marca sicuramente la migliore per i PC, però per ora insomma non è male, speriamo insomma, di trovarci bene anche in futuro. Poi, per l'angolo casalinga disperata, vediamo se riesco a mostrarvelo. Adesso io non so se qualcuno di voi potrà mai fregare di questo acquisto, io però ve lo mostro lo stesso perché è stato un acquisto, anche se definirlo acquisto non è proprio corretto, perché l'ho preso con 3 anni quasi di punti del supermercato ed è un ferro da stiro con caldaia a vapore. Allora, partiamo dal presupposto che quando sono venuta ad abitare qua avevo un ferro da stiro che definirlo low cost è poco. Non stirava bene, non riusciva a eliminarmi le pieghe. Aveva i fori sulla piastra, ma dai fori non usciva vapore, ne usciva pochissimo. Era un disastro, cioè stirava veramente male. Hanno iniziato a consigliarmi amiche e parenti di comprare appunto ferro da stiro con la caldaia a vapore e di conseguenza ho preso questo della Philips, che devo dire è molto molto buono. Ha la tecnologia Optimal Temp che praticamente è una figata di per sé, perché mi sento molto Giorgio Mastrotto in questo momento. Non ha quella rotellina non pipalle che tu devi sempre impostare con la temperatura, che poi in realtà io non ho mai impostato nell'altro ferro da stiro, forse per quello a volte rovinavo i capi o comunque li seccavo, non lo so, comunque non sapevo mai come impostarla, quindi non la usavo, la tenevo fissa sulla temperatura massima. Questo ha appunto il fatto che non ha la rotellina perché si imposta in automatico. Ringraziamo il cielo di questa cosa perché appunto mi evito di rovinare i vestiti. Altra cosa figa di questo ferro da stiro è che, a differenza della maggioranza dei ferri da stiro a caldaia che hanno la piastra forata solamente nella punta, questo ha la piastra completamente forata e di conseguenza fuoriesce una grande quantità di vapore che stira molto molto bene. Altra cosa molto intelligente è il fatto che tu puoi metterlo così, puoi metterlo orizzontale sull'asse da stiro, ma lui non brucia l'asse, anche perché io infatti l'asse l'avevo bruciata perché me l'ero dimenticata così. Sì, sono un impiastro io in casa, è una cosa allucinante. E niente, devo dire che effettivamente con i ferri da stiro a caldaia ci si trova molto molto meglio rispetto a quelli normali. Comunque io avevo un ferro da stiro molto low cost, quindi probabilmente non faccio testo. Però con questo mi sto trovando veramente benissimo, per quelle poche volte che ho stirato fino adesso almeno. Poi
passiamo all'abbigliamento. Anche qui mi sono tenuta abbastanza, comunque ho comprato molto poco. Il primo vestito che vi mostro l'ho preso su ASOS, che è un sito online che vende appunto abbigliamento e accessori d'abbigliamento. E stavo gironzolando una sera su questo sito perché in realtà cercavo delle idee per un'amica che doveva laurearsi, e cercando delle idee per lei sono capitata su questo vestito che praticamente quando l'ho visto ho detto oh mio Dio, questo è disegnato per me, perché era rosa cipria, era in pizzo e aveva la classica forma che io adoro nei vestiti, cioè molto stretto fino in vita e poi molto morbido. Ho detto beh, costerà una fortuna, perché comunque ASOS è abbastanza caro come sito, non so se voi lo conoscete. Guardo il prezzo, era in offerta 20 euro. Ho detto ok, questo era un segno del destino, non potevano comprarlo. Quindi mi sono presa questo vestito. È appunto in pizzo rosa, ha le maniche a tre quarti, è forato fino praticamente al seno, poi dal seno in giù è completamente coperto fino a un centimetro dalla fine della gonna, dove poi ritorna a essere trasparente. Quindi vi dicevo, è stretto fino in vita, questo cinturino che adesso è morbido, però poi comunque è stretto, e poi si apre morbido praticamente dalla vita in giù. Indossato è qualcosa di spettacolare se vi piace questo genere di vestito. È molto fine, molto elegante, molto bon ton, a me piace tantissimo. L'ho già indossato per una festa di laurea ed effettivamente a me piaceva un sacco il modo in cui cadeva e il modo in cui mi stava. Io ho preso una S e effettivamente mi sta quasi largo. Poi, altro acquisto che ho fatto nel mese di marzo per l'abbigliamento è questo pulloverino che mi vedete indossato, che è, adesso non so se lo vedete bene come colore, però è un rosa molto molto acceso, ha un cotone morbidissimo che nelle maniche è stretto, e anziché avere i bottoni ha una serie di perline, anche questo molto bon ton. Poi il rosa quest'anno io lo adoro, anche perché ho tutto nero e il grigio nell'armadio, e un po' di colore, visto la mia carnagione cadavere, non è poi una cattiva idea. E quindi mi butto sul rosa e sull'azzurro quest'anno. Poi altro acquisto sempre per l'abbigliamento, indovinate di che colore? Rosa. Sono un paio di scarpe. Allora, è arrivata la primavera, adesso mi butto sulle ballerine dove devo mettere via un po' di stivali, e ho comprato queste ballerine che sono in vernice rosa. Il fatto che siano di vernice a me piace come caratteristica, anche se le rende molto più delicate, specialmente per un impiastro come la sottoscritta che ogni tanto si va addosso da sola con i piedi, le rovino. E sono a punta e hanno questa piccola zeppa, diciamo, chiamiamola zeppa, che a me non dispiace perché, visto la mia altezza da giocatrice di pallavolo, mi regala quei 2-3 cm in più che mi danno un po' di altezza e mi allungano anche un po' la gamba, appunto perché io sono veramente bassa, sono 1,65 m, quindi insomma queste scarpe non sono poi male. Il fatto che le ballerine abbiano un po' di zeppa non disdico. Sono molto eleganti, ma anche con un jeans e con una maglietta tipo questa stanno benissimo. La suola è morbidissima, è foderata ma è morbidissima veramente, e le ho pagate anche queste pochissimo, perché le ho pagate tipo 19 euro in un negozio che c'è qui nella mia zona che tiene diverse marche, quindi le ho pagate veramente veramente molto molto poco, però sono molto molto carine, sempre questo rosa che adesso è il mio pallino. Passiamo all'angolo beauty. Allora, il primo acquisto che vi mostro è stato un errore. Perché? Perché io ho visto un po' di video delle ragazze che fanno make-up, che comunque seguo, e ho detto oh, che bello, anch'io voglio i porta rossetti, porta smalti, in realtà volevo i porta smalti, i porta smalti trasparenti, anche se poi in realtà non so dove metterli in casa perché io non ho la postazione make-up, non c'ho un tubo. E allora mi sono buttata, ho detto beh, intanto compriamo il porta smalti, poi deciderò dove metterlo, e quindi mi sono comprata questo. Costava pochissimo, l'ho pagato tipo 4 euro e qualcosa su ebay.com, io mantengo ebay praticamente. Qual è il problema? Che della mia intelligenza superiore non ho guardato la grandezza dei fori, di conseguenza qui dentro gli smalti non ci stanno. Fortunatamente ho pensato di ripiegare nell'utilizzo di questo arnese e di farlo diventare un porta rossetti. Ed effettivamente è molto carino, perché l'ho messo sulla mensola del bagno, l'ho riempito di rossetti, che in realtà non ne ho così tanti, cioè non ho quei fighissimi mobiletti bianchi pieni di rossetti, ne ho 10, 12. E la cosa bella poi è che di solito io cosa faccio? Non sto lì ad abbinare il rossetto all'outfit, al trucco la mattina, alle 7 del mattino. Prendo il primo rossetto che mi viene in mano e lo metto. Avendoli tutti qui a disposizione riesco perlomeno magari a scegliere un po' di più rispetto a come sceglievo prima dal beauty, che non sceglievo ma prendevo il primo che mi veniva in mano. E vi dico, molto carino, l'ho pagato anche poco, anche se in realtà era stato un errore, però bello, mi piace, sono molto contenta di questo acquisto sbagliato.
Inoltre acquisto per il beauty un eyeliner. Anche qui non ero partita quando sono andata a comprarlo da Tigotà, non ero partita con questa idea precisa, volevo un eyeliner in gel e questo mi sembrava carino. Lo vendevano in quella confezione allungata della Maybelline, è il colore nero, e lo vendevano con un pennellino suo già in dotazione, che è un pennellino piatto molto molto piccolo, che però si va benissimo a stendere l'eyeliner. L'eyeliner è molto consistente, molto pastoso di per sé, però si stende benissimo secondo me. Poi io che sono una cippa, sono imbranata come le foche monache. Adesso l'eyeliner che mi vedete adesso e anche nei video precedenti è questo. Io mi ci sto trovando veramente veramente benissimo. Poi vi ripeto, se ce la faccio io che sono impedita, ce la può fare chiunque. L'acquisto più riuscito per il make-up è sicuramente il correttore anti-age di Maybelline. Sicuramente lo conoscete perché penso che sia chiacchieratissimo su YouTube o anche sui blog, ed effettivamente per una volta tutte queste chiacchiere sono fondate secondo me, perché è veramente un buon correttore. Allora, partiamo dal presupposto che io ho un grossissimo problema di occhiaie, sono molto scure, molto marcate e hanno anche del blu alla zona interna, quindi non mi faccio mancare niente. Ho provato diversi correttori, dal colore di Sephora a Essence a Kiko, tutti low cost per carità, però non sono mai riuscita ad ottenere il risultato che desideravo. Nemmeno questo in realtà mi dà proprio quel risultato, però tra tutti quelli low cost è sicuramente il migliore. Costa 12 euro, però è un buon correttore low cost, veramente veramente buono. Anche per me che ho questo problema evidente di occhiaie. Due pecche ha questo prodotto secondo me. La prima è che per far uscire il prodotto devi girare questa rotellina rossa e non esce immediatamente il prodotto, ma esce dopo diversi secondi, tanto che tu la giri diverse volte e in pochi secondi poi esce una grandissima quantità di prodotto, fin troppa per un'applicazione, e l'applicazione non riesce a farla con la spugnetta perché è troppo grande, e quindi vai praticamente a prelevare il prodotto con il dito, almeno io faccio così, e poi lo picchietto nella zona delle occhiaie. A parte queste due perché vi dico, però il prodotto secondo me è buono per il prezzo che ha, secondo me è il migliore tra quelli low cost, almeno tra quelli che ho provato io sicuramente è il migliore. Ultima categoria per il mese di marzo sono i bijou. Allora, ho comprato due paia di orecchini e sono andata da OVS, c'era questo sconto del 70% sulla linea Make in London, e quindi ho detto no, non sono riuscita a resistere. Anche qui cadiamo su rosa cipria, sono monotematica su questo video, e ho comprato questi orecchini che adesso ovviamente non si vedrà niente, fidatevi di me, sono all'esterno, praticamente ai lati hanno questa specie di treccia rosa cipria, all'interno dei brillantini dorati, adesso non si vede niente. Però indossati sono veramente molto molto carini. E poi ho preso questi a lobo, adesso io sono fissata con gli orecchini a lobo, è un periodo che più che orecchini pendenti mi piace portare gli orecchini a lobo, li trovo più eleganti, non so perché, comunque è un periodo che sono fissata con questo tipo di orecchini. E ho comprato questi, anche qui non si vedrà niente, però sono molto piccoli, hanno dei brillantini nella circonferenza e nel quadrato, quindi nel perimetro, e hanno questa rosellina all'interno, sono molto carini. Anche questi li ho presi in un negozio tipo Bijou Brigitte, li ho pagati sui 6 euro, questi invece erano in sconto, li ho pagati sui 4. Poi sempre per i bijou ho preso due collane, allora sempre da OVS le ho prese, sempre perché erano scontate del 70%, quindi veramente le ho pagate pochissimo. La prima è questa, anche qua, spero che si riesca a vedere qualcosa, che praticamente sono dei baffi di quelli che vanno di moda adesso, sono dorati, hanno la catenina dorata, i baffi sono dorati, sono lunghi perché arrivano più o meno al seno come lunghezza della catenina. E questo costava a prezzo pieno 5,99 euro, quindi fate i conti che io l'ho pagato con il 70% di sconto, quindi veramente mi è stato regalato. Adesso non so se riuscite a vederlo, comunque appunto sono dei baffi, sono molto piccoli, perché guardate rispetto al mio dito, quindi sono veramente piccini. Il secondo acquisto invece è una collana un po' più grande, io cercavo quelle collane che vanno adesso molto molto grandi, che sono molto strette a girocollo. Mi sarebbe piaciuto trovarla fatta a colletto, anche se in realtà l'ho comprata oggi su ebay.com, quindi ve la farò vedere negli acquisti del prossimo mese. Ma da OVS c'è la scontata questa, che è anche qui col 70%, quindi costava 19,99 euro, io l'ho pagata col 70% di sconto, quindi molto molto bene. E di solito queste collane così grandi costano effettivamente una fortuna. Questa mi piaceva perché, non so se riuscite a vederla, ma ha delle belle pietre che sono molto luminose, ha una stella centrale e una specie di ramificazione ai lati. Anche questa è molto grande, però è molto molto carina, molto rigida e anche ben rifinita secondo me. E poi vi ripeto, l'ho pagata anche molto poco, io volevo questa collana grande un po' a girocollo e ho approfittato degli sconti del 70% che c'erano da OVS. Bene, questo credo sia tutto per quanto riguarda gli acquisti di marzo, fatemi sapere se avete comprato anche voi qualcosa di particolare e basta.
Ragazzi, anche per oggi è tutto, vi do appuntamento al prossimo video, a presto, un bacione, ciao!